E vuoi fare, eh? Stronza. Mo muori, adesso. Vedi, adesso muori. Cretina. Stavi tanto tranquilla. Bentornati ragazzacci, benvenuti se è la prima volta che vedete questa faccia e passate su questo canale. Io sono Zio Ariar e oggi vi riporto, perché ci sono già stato, se vi ricordate, i più antichi di voi sicuramente quando il canale si chiamava Clan of Gamers se lo ricorderanno, vi ritorno e vi riporto quindi su The Forest, perché è sempre un alfa e manca un giorno, 7 ore e 37 minuti al rilascio della versione 0.22, ora siamo alla 0.21c e andiamo a vedere questo gioco, che cosa è migliorato, cosa è peggiorato, se c'è qualche aggiunta, se c'è qualche cazzo. Non dire parolacce, sennò chiamo la polizia. Sentiamo il rumore del mare ed è mattina, cioè abbiamo già l'accendino. Voi dall'altra volta non potevate aver visto questo perché non l'avevo ancora costruito. È l'alba perché il sole sta di là, perfetto, ok, quindi non incorriamo in quei figli di puttana. Perfetto, avevo preso un po' di legna perché io devo finire di fare tutta questa la scogliera, anche graficamente molto, sembrerebbe molto molto migliorato, guardate che beltà. Allora, con B andiamo, vi ricordate? Qui ci sono tutte le cose che possiamo costruire, il rifugio, io ho costruito questo qui, poi c'era questo, il primo che ti serve per sopravvivere. Ricordiamo che noi siamo naufragati, siamo un disastro aereo, praticamente ci ha impedito di proseguire il nostro viaggio verso la destinazione perché siamo cascati su quest'isola con l'aereo e abbiamo perso il nostro figlio, è stato preso degli indigeni. Ok, andiamo a fare così, continuiamo a costruire il muro perché io il muro qui mi serve, poi cosa fa? Defensive wall, lo mettiamo che parte da qui. Facciamo arrivare qua, poi da qui. Abbiamo fatto sta specie di fortezza. E intanto io lo chiuderei qui. Così. E facciamo E. Questo è il muro che verrà. Noi abbiamo un po' di legnetti. Li andiamo a posizionare. Mi pare che ce ne sono alcuni anche qui. Vabbè, stavano qua direttamente. Chiudiamo intanto una parte perché... poi ne distruggeremo alcuni e faremo dei punti in cui ci sarà anche da vedere. Ah, sono tutti e due qua i nostri, perfetto. I raccoglitori, eccoli qua. Non mi ricordo se effettivamente se c'erano già. Non mi ricordo se c'erano nell'altra versione. So solo che a livello di fame siamo a posto, ma di sete no. Continuo a non trovare l'acqua potabile. Trovo sempre dei cazzo di specchi d'acqua più inquinata della merda. E mo ci toccherà ricominciare a cercare legna. Tanto qui abbiamo fatto. Date sempre un'occhiata al sole. Adesso saranno tipo le 10 e mezza, 11, forse le 11. Date sempre un'occhiata al sole perché porta male non guardare il sole. Perché come diventa buio, ragazzi, state veramente a rischio vita. Perché sti stronzi sono abbastanza cazzuti. Direte, chi sono sti stronzi? Varie tribù, ne ho viste almeno due. Almeno due tribù ci sono. Una più cazzuta di un'altra. Una dei proprio incivili, dei selvaggissimi. E un'altra un po' più erudita, chiamiamola così. Se vogliamo dire erudita. Ecco come cade. Oh, attenti sotto! Ecco come cade l'albero. Lo andiamo a posizionare con C sul nostro carrellino che ci servirà come il pane. Ne è caduto solo un altro? Sono tre, infatti? Mi pare di sì. Ho solo tre tronchi ci ho fatto, vabbè. Molto molto bene.
direi che questo lo facciamo cascare dritto per dritto da qua, perché lo sapevo andava a finire sotto, va, fanculo. Vamo a salire via quest'altro. Ecco dove erano gli altri due, vedi? C'era, mi ricordavo che erano più di tre. Ok, e qui abbiamo finito. Per il momento non sono ancora in vista gli stronzi. Leggende metropolitane dicono, e mi devo informare su questo, io sinceramente fino adesso non mi è capitato di vedere che se gli lanci una palla da tennis che trovi dentro quei bagagli, loro la scambiano tipo per divinità, una cosa del genere. Sinceramente non l'ho potuto provare, anche perché ogni volta che li incontro a fatica riesco a sopravvivere. Quando voi li incontrate appunto la prima volta e vi sconfiggono, diciamo, in combattimento, perché sono tanti ovviamente, voi non siete le prime armi e tutto, loro vi portano dentro la loro, dentro una loro caverna, che quindi non vi uccidono. Detto questo, se voi uscendo dalla caverna morite ancora attaccati da loro, vedete, mo c'ho fame, ecco fatto, non c'ho manco niente da mangiare, mi tocca cucinarmi al volo una cosa. Non so se posso fare un fuocherello qua sotto, ti devo andare per forza. Sì, lo posso accendere, me la mangio qui direttamente. Dicevo, se voi nel frattempo che ritornate dalla loro caserma, dalla loro caverna, e prima che salvate, nella stessa giornata, venite riattaccati e morite definitivamente, dovete ricominciare dal salvataggio, diciamo, tu dirai, voi direte. Eh sì, ho capito. Quindi, qual è il problema? Nessuno. Però ve lo dico. Adesso cuciniamo il nostro polletto. Nel frattempo proviamo a vedere se riusciamo. Sì, un pochettino. C'ho poca forza, vedete? Chi è? Eccoli laggiù. Porca puttana, stanno proprio qua. Mi tocca sbrigarmi a mangiare sto fregno. Ecco, mi hanno pure visto. Eccoli lì, vedete? Due uomini e una donna. Se adesso mi prendono e non li batto, loro mi portano dentro sta caverna. Se esco dalla caverna, te l'ho già detto, lo dico ancora perché è importante questo. Se esco dalla caverna e torno nella stessa giornata, loro mi ribattono un'altra volta, muoio. Devo cercare di superare la giornata. Io oggi sto attualmente all'ottavo giorno, dovrebbe essere, ed è un bel risultato, ragazzi. Prima morivo ogni giorno, non duravo un cazzo, manco come un gatto sulla cassia duravo. Sono passati? Sì, mi pare che sono passati, non mi hanno visto forse. Ma rompetemi il cazzo, no, sto lavorando. Questo lo pio e lo porto su dove sta quell'altro, così abbiamo fatto un altro po' di legnetti. Beviamo da questo ruscello di acqua pura. E vomitiamo. Vabbè, però almeno ho bevuto. Non so perché, ogni volta che bevo è come se tutto fosse contaminato qua. Sgotta, vedi. Infatti ho fatto partire la trappola, non so se avete sentito. Io non vedo ad averlo finito sto muro, che potete capire. Che almeno la notte quando rientro dentro casa sto più tranquillo. Che qui ci stanno brutti. Ci sono della brutta gente ci sono. Se vi piace questo gioco, fatemelo sapere nei commenti, che io lo continuo se per voi va bene. Non ho assolutamente problemi, perché comunque a me piace, diverte. Per esempio domenica sono arrivato a costruire tutto questo perché ho detto fammi di provare The Forest, perché se aspetto voi che mi consigliate il gioco, io le so, per giù sono le 5, un altro po' di legna potremmo fare. Dove sono nati questi? Se ne sono nati? Vabbè, proviamo. Gioco, ragazzi, graficamente spettacolare. Spero, confido molto nel fatto che quest'alfa diventi beta quanto prima. Chissà come si fa per caricasse più legna. Sarebbe più figo caricare. So, abodo de legna. Questo è stanco, capirei. Questo è il nostro aereo con la quale ci siamo schiantati. Lì sopra c'è la hostess Mortarella. Oddio, stanno a tornare. Riuscì a evitarli. Guarda come tornano.
Speriamo di non sentire il rumore che fanno di solito quando ti vogliono attaccare. Da sta parte non dovrebbero. Forse non dovrebbero passare. Forse dico, forse. Chissà se lo possiamo accendere. Non mi pare. Mi sembra che lo possiamo accendere. Vabbè, diceva di sì, però. Lo fa vedere. Standing fire. Use this light to light your camp at night. Ah, forse quando è notte si accende da solo. Vabbè, meglio così. Allora, io qua farei scattare sta trappola. No, non mi dica che mi hanno visto. Mi hanno visto. Tanto salvo. Mi tocca combattere, raga. E mo' vi faccio vedere come si combatte, giustamente. Allora, combino quest'ascia con questo, con questi stracci che sono importantissimi. Qui non possono essere entrati. Senti come si chiamano? Senti, senti. Non sono i gabbiani, ve lo posso assicurare. Mamma mia, che infarto. Vieni, vieni. Dove siete passati? Ma vedete che stanno qua fuori? Eccola. Questo lo facciamo morire. Giusto che mi serviva una testolina. Vieni, vieni, scappi. Me lo porto qua, tuo amico. Bello che è morto. Dobbiamo mutilarlo. Le gambe sono pieno. Sono le braccia che mi mancano. Oh, abbiamo fatto il nostro totem che gli dice: cari miei, allontanatevi tranquillamente, perché io se no vi rompo il culo. Questo gli dice il totem, capito? In sintesi. Ragazzi, se vi piace questo video, se vi piace questo gioco, se vi è piaciuto come ve l'ho presentato, se volete che continuo a farlo, se siete curiositi da questo titolo, fatemelo sapere nei commenti. E per il resto, da oggi si cambia. Il CEO dice sempre fate come vi pare, però poi ho detto scusate, ma io sto qui per fare un prodotto, chiamiamolo così, affinché si diffonda, quindi e aumentino gli iscritti, aumentino le visualizzazioni. Se vi è piaciuto questo video, se vi è piaciuto questo canale, d'ora in poi non fate più come vi pare. Mi dispiace Braida, mi dispiace, ma pure io devo mangiare, come si dice. No, scherzo. Oh, riecco, dove ti è? Ah, aspetta, mi abbiamo finito qua. Ah, allora deve morire. Che vuoi fare, eh? Stronza. Mo muori, adesso. Vedi, adesso muori. Cretina. Stavi tanto tranquilla. Adesso muori, dicevo. Se vi è piaciuto questo video, commentatelo. Mettete qualche pollice se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto non mettete un dislike, come vi pare, fate come, ecco, in quel caso fate come vi pare, però condividetelo e bella a tutti, alla prossima, ciao dal vostro zio Aria, ciao ciao.